Allora, ho deciso di condividere il mio camper perché io voglio fare questa esperienza di usare il camper anche ad altre persone. È una bella esperienza, vale la pena almeno provare una volta prima magari di decidere di diventare proprietari. Sicuramente ti aiuta magari nelle spese di gestione e nelle spese magari di acquisto. Ho scelto Comuni perché arrivavo da un'esperienza precedente, sono stato stesso io ad affittarlo. Mi sono trovato bene, ho avuto tutte le garanzie del caso, perciò ho deciso da passare da una parte all'altra, da chi l'ha affittato ad affittarlo. Ultimamente ho affittato camper dei ragazzi dove ho fatto dei danni parziali, magari sulla carrozzeria, e grazie alla piattaforma, nel giro di pochi giorni sono riuscito ad avere il rimborso totale dei danni. Sito serio, vedi già i soldi che ti arrivano. Il fatto di avere un'assicurazione, il fatto di essere rimborsato subito, mi dà motivo di serietà del sito, della piattaforma. Un po' di tempo bisogna dedicarlo anche se decidi di affittarlo, però è una cosa che riesco a coniugare abbastanza bene col fatto di dare un orario magari minimo. Io mi ritengo adesso in questo momento abbastanza soddisfatto. Tre motivi possono essere il fatto di condividere un'esperienza magari con altre persone che non hanno la possibilità di avere un camper, il fatto di avere magari un guadagno e il fatto di potersi magari pagare delle spese di gestione durante l'anno magari del camper. Nel giro di 7-8 mesi averne fatte circa 15-20. Quando è interessato a me utilizzare il camper, ho bloccato i periodi, tipo non so, periodo estivo o magari periodo di Pasqua. Quando interessa a me, decido di non condividerlo e blocco le date sul calendario. Sono libero di decidere io dal prezzo, periodo che voglio affittarlo, periodo che non voglio affittarlo. Mi sento liberissimo in questo senso.